All'inizio devo dire anch'io ero scettico, cioè quando mi hanno presentato il progetto della Città 30 anch'io consideravo questa una cosa difficile, complicata, e all'inizio il disagio per uno che è abituato a guidare in maniera diversa c'è, lo ammetto, bisogna cambiare un'abitudine individuale, ma questa abitudine poi ti ripaga, perché quando capisci come gestire un'auto anche ai 30, non solo ai 30, hai una guida molto più confortevole e non devi più guardare il contachilometri. Adesso ad esempio sto andando ai 34, quindi stiamo usando il margine di tolleranza rispetto alla sanzione, e l'effetto della guida non è poi così male, perché innanzitutto siamo in seconda e posso anche mettere la terza, per sfatare un altro mito che ai 30 non si può andare in terza, e non mi pare che in questo momento stiamo creando disagi a nessuno. Che non si possa guidare ai 30 è falso, perché in realtà la maggior parte di noi guida a velocità molto inferiori. Batte molto la città, però non è nel caos, anzi si sta andando più piano, i cittadini rispettano i limiti, devo dire. Io penso che si veda già un effetto positivo. Mi aspettavo meno conflitto politico, forse a livello nazionale, ma forse è un bene, perché abbiamo fatto emergere un tema che per noi è molto importante: la vita delle persone e la sicurezza stradale. Città 30 è un provvedimento per la sicurezza stradale ed è anche un'idea di città più inclusiva, dove le persone possono andare a scuola sicure, fare la spesa, ufficio postale e anche trovare nuovi punti di convivenza. Bologna è una città che ha molti residenti, noi cresciamo in popolazione, ma anche molti utilizzatori della città. Ogni giorno, in realtà, la città è vissuta da 800.000 persone e lo spazio pubblico è sempre quello. Le strade di Bologna non sono molto spaziose, quindi occorre trovare delle nuove soluzioni. Tutti gli istituti internazionali dicono che la velocità stradale è importante per ridurre la mortalità, perché se si fa un incidente a 50 km orari, ad esempio, per il pedone che viene investito, il ciclista che viene investito, è come cadere dal terzo piano. Si ha una percentuale di sopravvivenza non altissima, 1 su 10. Se invece si va ai 30, chi viene investito ha una possibilità molto più alta, di fatto 9 su 10 si salva, perché è come cadere dal primo piano. Questo lo dicono tutti gli studi, i tempi di frenata sono molto più brevi e in generale il traffico è più fluido. In termini di inquinamento, anche in questo caso, tutti gli studi delle organizzazioni internazionali dicono che si riducono le emissioni, perché si frena di meno, si accelera di meno. Che cosa è successo con il ministro Salvini? Il ministro Salvini, che credo non abbia letto il nostro provvedimento nelle settimane scorse, nonostante l'abbia finanziato, a un certo punto ha esordito sui social dicendo che non era questa la sua idea di città e di mobilità sostenibile. E lo ha fatto in una maniera non adeguata, perché credo che prima di intervenire su una cosa occorra studiarla. Poi ci siamo visti e chiariti e abbiamo spiegato il provvedimento. Ci sono molte strade ai 50, laddove non ci sono le segnaletiche si può andare ai 50, dove ci sono si va ai 30. Adesso probabilmente adegueremo alcune strade segnalando meglio i passaggi ai 50, credo che questo sia importante, perché abbiamo notato che alcune persone continuano ad andare ai 30 dappertutto e quindi questo chiaramente non aiuta. Occorrerà un tempo di adattamento fisiologico, ma poi credo che le persone comprenderanno laddove è necessario rallentare. Questa è via Mazzini, siamo in una strada ad una sola corsia, molto trafficata nelle ore di punta. Qui ci sono numerosi attraversamenti pedonali, diverse scuole, è una strada molto abitata. Ci sono anche molti autobus e corsie preferenziali. Qui abbiamo fatto uno studio e da questo studio è emerso che l'incidentalità da un lato e anche la presenza di punti sensibili motivano il rallentamento ai 30. Oh, qui proviamo l'ebbrezza di andare ai 50 sui viali di Bologna. Io solitamente uso l'auto per andare al lavoro e non ho avuto problemi diversi da quelli che ho di solito, anzi in un quarto d'ora dalla Croce di Casalecchio arrivo in centro storico. Questa è una cosa che esiste già in diverse città europee dei 30 all'ora. Forse però, a differenza di altre città europee, Bologna ha un trasporto pubblico un po' diverso. Ma vorrei intanto spezzare una lancia nei confronti del trasporto pubblico bolognese, che in questi mesi ha delle problematiche dovute ai cantieri, non certo alla Città 30. Abbiamo presentato nuovi investimenti e nuove assunzioni per il trasporto pubblico. Se guardiamo la Spagna, la Francia, ci sono numerose città che non hanno la metropolitana o reti di tram che hanno fatto la Città 30 e dopo un anno
hanno ridotto del 30% l'inquinamento, del 40% la mortalità. Hanno aumentato l'utilizzo della bicicletta, ha ridotto l'uso dell'auto privata e la qualità della vita è migliorata. E noi abbiamo sempre detto che saremmo stati pronti ad adeguare il provvedimento per migliorarlo sulla base delle evidenze, quindi ci confronteremo e valuteremo. Qua c'è un velox. Non ci sono velox, qui abbiamo un cartello che segnalava una postazione della Polizia Municipale, qui c'è un tabellone che non fa sanzioni ma dice a che velocità stiamo andando e successivamente la Polizia Municipale che ha in mano un telelaser che misura la velocità e fa le sanzioni. Le multe in questi primi 10 giorni sono state poco più di 20. Tra tutte le critiche che ci possono essere fatte, non si può avanzare quella che stiamo facendo CAS. Tutti ci chiedono di garantire maggiore sicurezza stradale, devo dire che altrettanti non sono disponibili ad andare più piano, quindi evidentemente bisogna trovare un compromesso. È un po' un rischiatutto anche a livello politico. Ma io sono molto convinto di questa scelta, significa avere meno traffico in prospettiva e quindi i tassisti, gli NCC, le persone che usano l'auto per lavoro si troveranno con meno competizione e concorrenza sulla strada. Anche questo è un aspetto che va valutato. Ci saranno meno auto di persone che usano la propria macchina soltanto per fare brevi tratti. È sicuramente un'operazione anche culturale che deve mostrare una prospettiva diversa di città. Una città più lenta ma che permette a tutti di arrivare a destinazione, una città che punta alla qualità della vita e non alla frenesia, cercando di dare a tutti l'opportunità di muoversi.